tutti sognatori curiosi. Oggi parleremo di film. E che cazzo? Mica pizza e cachi. In particolare questa è la classifica dei 10 film, e dico 10, che non possono mancare nella libreria di un vero amante dei sogni. Premetto che l'ordine delle posizioni dei film è dettato dal mio gusto personale e dal materiale interessante che possono fornire riguardante il mondo dei sogni lucidi. Quindi niente lamentele sulle posizioni, eh. Al 10° posto troviamo Awake, anestesia cosciente. Cosa succederebbe se durante un'operazione delicata l'anestesia totale addormenti soltanto il vostro corpo e non la vostra mente? A parte il forte dolore che vi farà impazzire, in molti affermano di essere entrati in una specie di mondo paragonabile a quello dei viaggi astrali o dei sogni lucidi. E in questo film è proprio ciò che accadrà, ricco di colpi di scena e di eventi inaspettati. Non annoierà e ci darà un'idea di come potrebbe essere un'esperienza fuori dal corpo pre-morte. Alla 9ª posizione, un film artisticamente perfetto. Oserei dire nei minimi particolari. Stiamo parlando di Stay, nel labirinto della mente. Innanzitutto vi voglio esortare ad andare a leggere la trama su Wikipedia, perché purtroppo spoilera, e vi posso assicurare che la bellezza di questo film sta proprio nel finale. Per tutta l'intera durata della pellicola vi domanderete che diavolo stia succedendo, ed è proprio questa la cosa figa. Se l'ho citato in questa classifica, voi penserete che il tutto c'entri con i sogni lucidi. Beh, non vi do la conferma. Che furbetto che sono. L'unica cosa che posso dirvi è che le vicende del protagonista, ovvero uno psichiatra che cerca di aiutare un ragazzo fuori di testa, sono già di per sé emozionanti e fonte di intrattenimento. 8ª posizione, sognatori. Vanilla Sky. Remake del film Apri gli occhi, Vanilla Sky è un film commedia come un altro, finché non arriveranno delle rivelazioni scioccanti che sconvolgeranno tutte le nostre supposizioni o idee a riguardo del film. Un ottimo Tom Cruise e la ormai famosa Penelope Cruz, già presente in altri film sui sogni lucidi, danno sfogo alle loro doti teatrali, rendendo il film accettabile e non pesante da guardare. Personalmente non mi ha fatto impazzire, però ritengo che valga la pena comunque dargli un'occhiata. Non siamo mica tutti uguali. E poi, essendo un film conosciuto, non possiamo fare brutta figura con i nostri amici dicendo di non averlo visto. Al 7° posto, per i film più onirici di sempre, abbiamo Enter the Void. Questo film mi ha preso talmente tanto che ancora oggi mi viene da rifletterci su. Un ragazzo emigrato a Tokyo, che fa uso di droghe varie, sta leggendo un libro sullo yoga tibetano. In questo libro si parla di come l'anima si stacchi dal corpo una volta che si muore, e di come questa debba cercare un nuovo essere umano in cui rinascere. Indovinate un po' cosa succede dopo 20 minuti dall'inizio del film. Il protagonista muore. Ed è qui che inizia il bello. Ma non vi spoilerò altro. Guardatelo perché merita davvero tanto. L'argomento di punta è proprio il viaggio astrale, che comunque non nuoce alla cultura generale di un ironauta. Ah, quasi dimenticavo, non è adatto ai più piccoli e ai più sensibili di cuore. Poi capirete perché. Alla posizione numero 6, un film d'animazione al bacio. Paprika, un sogno dentro un sogno. Paprika è un must per chi ama le pellicole del sollevante, ma soprattutto non può mancare nella libreria videoludica di un onironauta. In un'epoca non proprio definita, degli scienziati hanno creato un dispositivo particolare che gli permette di entrare nel mondo onirico dei loro pazienti. Alcuni dispositivi, ancora in via sperimentale e tenuti in sicurezza, vengono però rubati. L'umanità è così minacciata. È in questo momento che entra in gioco Paprika, una bella ragazza dal cuore d'oro che tenterà di salvare il mondo. Inutile dirvi che la pellicola è molto avvincente ed emozionante. Non vi stancherà e vi farà continuamente domandare a voi stessi se state sognando o meno. Insomma, un bel test di realtà. Stiamo per entrare nella zona calda. Al numero 5, oh my god, Matrix, sognatori. Stiamo parlando di Matrix. Un film visionario che già nel 99 tentava di aprirci gli occhi su un sacco di cose. La trama già la conoscete. Com'è? Volete che ve la spiego velocemente? La nostra vita è un sogno. Non basta ciò per invogliarvi a rivedere questo capolavoro. In 4ª posizione, The Good Night. Un cast stellare partecipa alla storia di un musicista sull'orlo del fallimento sia familiare che lavorativo. Il protagonista trova ristoro nei propri sogni lucidi, scoprendoli tramite un sogno ricorrente che continua a fare ogni notte. Più precisamente, lui sogna una donna che riesce a dargli tutto ciò di cui ha bisogno. Uno splendido Danny DeVito nel ruolo di mentore dei sogni rende il tutto più emozionante. La trama può piacere o non piacere, ma di certo ci sono tantissime informazioni utili riguardanti i sogni, come i vari test di realtà,
realtà e vari consigli su come vivere per avere maggiori probabilità di sognare lucido. Per gli onironauti come noi non può che essere un bellissimo film. Sul podio, alla terza posizione, meritatissima e indiscussa, Inception. Che dire ragazzi, Nolan è una bestia, con 3 B. Mi sembra inutile parlarvi della trama, ma in parole povere, Inception basa le sue fondamenta nella teoria del sogno condiviso e nella possibilità di essere architetti del proprio sogno. Secondo Nolan, un onironauta esperto potrebbe addirittura entrare nei nostri sogni e modificare le nostre idee nascoste nel nostro inconscio. Controllando l'inconscio di una persona, controlliamo anche le sue azioni. Molti affermano che Inception sia un fail, non dal punto di vista artistico, ma bensì dalle informazioni che ci regala sui sogni lucidi. Questo avviene per via di molte incongruenze tra il film e i libri di Stephen LaBerge, come la possibilità di fare un sogno dentro un sogno e scendere sempre più in profondità, o come la possibilità di fare sogni condivisi. Beh, chi afferma ciò non ha tutti i torti, ragazzi. Nessuno è ancora riuscito a dimostrare queste ipotesi, ma badate bene, nessuno non ha nemmeno dimostrato il contrario. Io penso che quando si parla di sogni lucidi non bisogna mai pensare che una cosa sia impossibile o inaccettabile. Andremo proprio contro gli insegnamenti del nostro amatissimo LaBerge. In conclusione, Inception deve essere visto. Guardalo! Guardalo! Medaglia d'argento alla numero 2 per un corto animato che non vi aspettavate di certo di trovare in questa classifica. Poet Anderson. Sognatori, sognatori. Cosa hanno visto i miei occhi l'altro ieri sera? Poet Anderson è un cortometraggio animato ideato e pensato niente poco di meno che dal cantante degli Angels and Airwaves ed ex componente dei Blink 182, Tom DeLonge. Questo corto, che dura all'incirca 15 minuti e che costa meno di 3 euro su iTunes, uscito insieme all'album della suddetta band, è una di quelle cose che ti entra a forza nel cuore fin dal primo fotogramma. La storia è incentrata proprio sui sogni lucidi e su questi Dream Walker, onironauti che riescono a viaggiare nei sogni delle persone più deboli e ad aiutarle a sconfiggere le loro paure più recondite. Stupenda è proprio la rappresentazione di questi incubi, simili a bestie infernali, chiamati Night Terror. Io sono rimasto letteralmente stupefatto dalla bellezza di questa fiaba così onirica. Mi è venuta addirittura voglia di diventare un supereroe del mondo dei sogni. Straconsigliato, sognatori, davvero. E al primo posto, vincitore incontrastato, unico e inimitabile Waking Life, un altro film d'animazione, montato con una tecnica poco conosciuta ma di grande effetto, il rotoscope. Ogni fotogramma del film è stato ridisegnato con linee stilizzate da un gruppo di artisti. Il protagonista della storia è un ragazzo, di cui conosciamo ben poco e che ha le idee un po' troppo confuse. Non sappiamo da dove sia venuto, non sappiamo cosa stia facendo e quale sia il suo scopo. Vi viene in mente qualcosa? Sì, avete ragione. Queste sono le caratteristiche di un sogno. Sempre se non abbiamo una memoria andata a quel paese. Oltre a trattare una teoria molto avvincente, come potrebbe essere la morte intesa come un sogno infinito, questo film ci regala moltissime riflessioni a stampo filosofico contemporaneo. Per citarne alcune troviamo il tema della reincarnazione, della globalizzazione, dello schiavismo, del consumismo, dei difetti universali dell'uomo e così via. Waking Life è una garanzia, ma non a tutti piace. Per alcuni può risultare noioso e poco soddisfacente, se non siete preparati a tutte le informazioni che vi fornirà. Bene amici e amiche mie, anche questa classifica è giunta al termine. Ora non uccidetemi se non ho citato opere come Insidious, Ink, Dream, Al di là dei sogni, eccetera eccetera. Ma ho dovuto fare delle scelte. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima classifica.